pochissimo tempo, però voglio salutare un amico del mio paese, un grande sportivo, si chiama Maxime Banda, è in collegamento con noi, è un rugbista della nazionale italiana e della squadra Zebre Rugby di Parma, è un grande atleta e ho pochissimo tempo, Maxime, però volevo presentarti, ti do del tu, scusami, Fai pure. al nostro pubblico perché tu hai fatto una cosa fantastica. Dovevi giocare una partita del Sei Nazioni con la nazionale italiana, tu sei un terza linea, un flanker della nazionale di rugby, hanno cancellato la partita perché si era chiuso tutto, stava entrando in opera il lockdown e tu che cosa hai fatto? Buonasera Corrado, buonasera a tutti. Eh sì, mi sono ritrovato con le mani in mano e mi sono chiesto appunto cosa avrei potuto fare per aiutare la mia comunità qui a Parma, pur non avendo le competenze necessarie come una laurea in medicina o in infermieristica. Allora ho fatto una ricerca sul web e mi sono imbattuto in un articolo che parlava di una collaborazione tra il Comune di Parma e la Croce Gialla, per provvedere a rifornire di alimenti e farmaci agli anziani al quale appunto era stato dato il divieto di uscire di casa, ma soprattutto per tutelare la loro sicurezza e le loro vite. Quindi da lì ho iniziato, mi sono trovato il primo giorno a effettuare questi servizi e dal secondo c'è stato un bisogno di personale e in pratica ho iniziato a vestirmi ogni giorno e andare negli ospedali a trasferire pazienti positivi di coronavirus da un ospedale appunto a un altro qui nella zona di Parma per cercare di far lavorare medici e infermieri con meno stress perché si sono organizzati appunto per bilanciare gli ospedali e per cercare di salvare le più persone possibili. Senti Maximilian, che cosa ti ha insegnato lo sport, il tuo sport, il rugby? Vabbè, il rugby sicuramente, ma come molti sport, soprattutto quelli collettivi, mi ha insegnato il rispetto, la coesione, il sacrificio. Ma in questi casi appunto stiamo cercando di collaborare tutti insieme, medici, infermieri, volontari e molte altre persone che si sono attivate e stanno cercando di aiutare la comunità. Quindi è un periodo di sacrificio, ma appunto come nel rugby dobbiamo inseguire un obiettivo comune che da noi è la meta e in questo caso è appunto la fine dell'emergenza. Senti, vuoi dare un messaggio a tanti giovani che ti stanno guardando? Sì, per noi giovani è facile in questi giorni passare le giornate perché siamo cresciuti appunto con i social network e abbiamo la possibilità, oltre alle varie attività che si possono fare a casa, di interagire o comunque tenerci in contatto con amici e parenti appunto con i social network. Ma quello che sto vedendo io, dato che la maggior parte delle persone che sto trasportando sono anziani, anche quelli che tornano in isolamento protettivo a casa a continuare la quarantena, molti sono da soli, senza televisione, non hanno la possibilità di parlare con nessuno e quindi queste giornate stanno passando in modo infinito, veramente lento. Quindi possiamo rimboccarci le maniche anche noi e se abbiamo paura, perché è normale avere paura di diventare volontari, di entrare dentro ai reparti di malattia infettiva. Possiamo fare tante piccole cose in totale sicurezza, come prendere in mano il telefono e fare una chiamata a un parente anziano o un amico di famiglia, perché una chiamata al giorno di 10-15 minuti non ci toglie del tempo prezioso in questo momento e potrebbe aiutarli a superare queste giornate con un sorriso e in maniera più veloce sicuramente. Grazie Maximilian, grazie Maxime, e Grazie a voi. veramente complimenti per quello che fai, siamo veramente orgogliosi di te e di quello che fai adesso, sia quando giocavi a rugby e continuerai a farlo appena si riapre, ma soprattutto per quello che stai facendo adesso.